questo riconoscimento è davvero sentito non solo da parte mia del Consiglio Comunale, ma da tutta la città. È un riconoscimento con la vita di studi nel campo dell'antropologia in particolare, ed è un riconoscimento alle opere che lei ha fatto in tutti questi anni. Si dice che non contano gli anni, ma le opere, e credo che lei abbia dimostrato abbondantemente che con la sua vita ha contribuito molto al senso civico, all'impegno di solidarità e di carità che accomuna larga parte dei nostri cittadini, e di questo ci tenevo a ringraziare. L'assessore Ingeri leggerà la motivazione ufficiale, che spiegherà molto meglio i motivi che sono stati riassunti nell'atto di designazione del 21 d'oro, ma credo che per tutte le persone che ci ascoltano siano evidenti questi motivi, e ci sia soprattutto la necessità di dare questo riconoscimento a titolo di ringraziamento per quanto fatto per gli altri, per i cittadini della nostra città e non solo, in tutti questi anni. Quindi grazie davvero per quanto ha fatto, è un riconoscimento importante, questo del 21 d'oro, che le assegnerò volentieri appena la Geri avrà letto le motivazioni. Ma prima credo che sia importante chiedere al nostro cardinale se vuole portare il suo saluto. Perché soprattutto un saluto e un ringraziamento al sindaco per questa scelta che ovviamente premia Monsignor Facchini, e facciamo anche di lui oggi anche il suo 91esimo compleanno, adesso non ha mai fatto uno, e anche una grande attenzione del sindaco. Voglio rivelare un piccolo segreto, che guarda, 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, propose ricevere l'artiginasi. Poi il cardinale, ed era anche lui nel suo stile, non disse preferire di no, quindi grazie dell'attenzione sempre. Per Don Fiorenzo, direi che è stato uno dei primi sacerdoti che ho incontrato, mi ha portato a, penso di parlare sicuramente della Aldina, che è un personaggio di, importantissimo nella storia dell'assistenza recente di qui a Bologna, soprattutto per la disabilità, e lui unisce 2 cose, una cultura e la storia accademica in primo ordine e tanta vicinanza ai più deboli. Da qui vedevo l'immagine di Marella, è una tradizione anche della Chiesa di Bologna, penso a Sera Zanetti, un altro accademico tutti gli ultimi della città. Io questo lo ringrazio perché ci ha aiutato e continua ad aiutarci a crescere della cultura e degli strumenti di comprensione del mondo, essendo poi un antropologo, vale a capire qualche cosa di quella complicatissima tipologia che sono gli uomini e le donne, e poi tanta attenzione alle persone che spesso non hanno vicinanza, non hanno sostegno, non hanno difesa. Quindi grazie e, come si dice in linguaggio ecclesiastico, ad multos, e grazie al sindaco per questo riconoscimento. Grazie. Grazie cardinale, assessore Virginia Geri, legge la motivazione ufficiale del 21 d'oro, Monsignor Facchini. Grazie. Fiorenzo Facchini, nato il 9 novembre 1929 a Corretto Terme, Bologna, laureato in scienze naturali presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha ricoperto successivamente gli incarichi di assistente volontario, straordinario e ordinario presso l'Istituto di Antropologia del stesso Ateneo. Conseguita la libera docenza in antropologia nel 68, è stato professore di biometrica e antropometrica dal 1969 al 71 e di antropologia dal 1971 al 75 nell'Università di Bologna. Ha ricoperto la cattedra di antropologia per 29 anni, dal 1976 al 2005, all'Alma
di Bologna. Dal 1971 al 1994 è stato direttore dell'Istituto di Antropologia e successivamente è stato referente dell'area di antropologia nel Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale. Per vari anni docente di antropologia culturale nel corso di diploma in servizio sociale, nel corso di laurea in servizio sociale e docente di normativa etica e deontologia professionale nella scuola universitaria per dirigenti infermieristici dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dal 2003 al 2006 docente di socio-antropologia nella Facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università di Bolzano Bressanone. Docente di paleontologia umana nella scuola di specializzazione in archeologia dal 1985 al 2006. Dal 1971 al 2003 responsabile del Museo di Antropologia di cui ha curato la ristrutturazione nel 1991. Promotore e presidente dell'Istituto Pedroniano Studi Sociali in Emilia Romagna dal 1973. Coordinatore dei corsi di dottorato in scienze antropologiche con sede amministrativa a Bologna, sede consorziale Bologna Ferrara Parma, dal quarto ciclo fino al 17° ciclo 2004-2005. Con il novembre 2005 è cessato questo servizio. Professore emerito di antropologia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna nel 2007 e sacerdote della diocesi di Bologna, dove ha ricoperto vari incarichi ed è stato per molti anni vicario episcopale della cultura, la scuola e l'università, protonotario apostolico nel 2005. Attualmente presidente della fondazione IPSER, coordinatore di settore dell'Istituto Militante Splendor e consulente ecclesiastico dell'Associazione Medici Cattolici e dell'AICU, Associazione Italiana Docenti Universitari di Bologna, e socio di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, tra cui la Société Scientifique de Bruxelles, l'Istituto Colombiano di Antropologia, l'Associazione Antropologica Italiana, la European Anthropological Association, l'American Association for Advancement of Science di New York, l'Academy of Science and International Association of Human Biologics, con tutte le università americane. È stato presidente dell'Associazione Antropologica Italiana e membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Antropologia, socio ad onore della Società Italiana d'Antropologia e Tecnologia, socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Bologna dal 1986 ed effettivo dal 2001, membro onorario della Società Croata di Antropologia 2000, dottore onorario dell'Institute of History and Technology of the Academies of Science of Kazakhstan 1996, membro effettivo dell'Academy of, dell'Accademia delle Scienze Naturali del Kazakistan, medaglia d'oro al-Farabi della stessa Accademia, professore onorario della Keimer University di Alma-Ata 1999, membro del Comitato Internazionale del Museo di Antropologia Preistorica del Principato di Monaco, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Internazionale Nova Spessa, membro del Concilio Permanente per l'Italia dell'Istituto Internazionale per gli Studi dell'Uomo, premio Lunigiano per l'editoria scientifica 1999, premio internazionale Fabio Fassetto per l'antropologia fisica per il 2002, assegnato dall'Accademia dei Lincei, premio Sefir 2008, area di ricerca Scienza. Il suo impegno scientifico si è unito ad un forte impegno culturale e umanitario che lo ha portato a costruire forme di accoglienza e di solidarietà innovative nel welfare cittadino a favore di persone con disabilità attraverso la sua attività a Casa Santa Chiara, insieme ad Armina Balboni. È stato tra i fondatori di Insieme per Cristina Onlus, a partire dalla vicenda di Cristina Magherini, realtà che si occupa dei diritti delle persone in stato vegetativo e delle famiglie che se ne prendono cura. Continua e determinata la sua attenzione agli incrociati dell'esercizio.
meglio.